Pokémon Sole e Luna, ancora prima del rilascio, ci hanno già dato un assaggio di ciò che potremo vedere il 23 novembre all'uscita del gioco. Oltre a numerosi Pokémon nuovi, sono state introdotte anche nuove features del gioco, ed oggi in questa top le andremo a classificare secondo il mio parere personale. Essendo appunto basata su dei pareri personali, vi invito a scrivere la vostra classifica personale nei commenti, e vi ricordo che insultare per delle opinioni personali me o chiunque dica la propria è totalmente insensato e anche a suo modo stupido. Detto ciò, via col video! Il Pokepassaggio è strettamente collegato ad un'altra feature di cui parleremo più avanti. Finalmente non sarà più necessario insegnare MN fastidiose ai propri Pokémon durante l'avventura per proseguire. Al contrario, sarà invece possibile utilizzare dei particolari Pokémon per giungere in zone impervie, oltrepassare specchi d'acqua e volare tra le varie isole. Una ventata di cambiamento già iniziata in sesta generazione, per la verità, dove qualche passo in avanti si era visto, prima con i Pokémon cavalcabili in Pokémon X e Pokémon Y, e poi con l'ipervolo nei remake di terza generazione. Con la settima generazione questa introduzione già abbozzata ha raggiunto il suo livello massimo, rimpiazzando, come già detto, le tanto odiate macchine nascoste, perlomeno in parte, dato che per mosse come taglio e spaccaroccia c'è ancora qualche dubbio da chiarire. In ogni caso, questa nuova feature ha fatto piacere più o meno a tutti, me compreso. Ne abbiamo già parlato sul canale, e l'allenamento pro rappresenta una svolta nel modo di giocare a Pokémon. Se con la sesta generazione è stata infatti rivelata a tutti l'esistenza degli EVS, con la settima si assisterà allo stesso procedimento per gli IVS. Il fatto che la possibilità di aumentare questi ultimi sia limitata è un bene, dato che altrimenti si avrebbero Pokémon al di fuori del legale, ma resta da capire se allenatori nel gioco come i Kauna o i Guardiani avranno questi fantomatici Pokémon con 31 EVS. Non sarebbe la prima volta. Camilla, infatti, campionessa di Sinnoh, giusto per citarne una, possedeva questa peculiarità. Insomma, con questa novità anche il potenziale innato dei Pokémon è stato palesemente reso noto, e ciò non potrà che far bene al gioco. Ammetto che al suo primo annuncio mi sono alzato dalla sedia e ho applaudito. No, sul serio, un Pokédex combinato con l'abilità di Rotom di insediarsi in oggetti elettronici è geniale. Inoltre non si tratterà di un normale Pokédex parlante, ma fungerà da mappa e dispenserà informazioni importanti al giocatore, mostrandogli la destinazione da raggiungere e avvisandolo sui percorsi più facili da percorrere per raggiungere la meta desiderata. In pratica si tratta di un tuttofare, l'unico mio timore è che diventi una sorta di navigatore scassa Zebedei che ogni 10 secondi mi ricalcola il percorso, ma dubito che una cosa del genere possa accadere. Dopo 20 anni passati fra puzzle di palestre, forse un piccolo stacco farà bene. L'introduzione del giro delle isole in Pokémon Sole e Pokémon Luna e delle nuove autorità in loco dei capi palestra ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo infatti parlando di un avvenimento clamoroso che non tutti sono purtroppo riusciti ad apprezzare. Penso che questo giro invece sia qualcosa di molto caratteristico e con quel sapore di tribale che alle Hawaii calzerebbe a pennello. Ciò che apprezzo è anche il fatto che le prove da superare non siano semplici scontri tra allenatori, come era per le palestre, ma che richiedano anche altre competenze, esplorazione, spirito di osservazione, tutte cose volte ad immedesimare ancora di più il giocatore nel gioco stesso. Anche l'idea di aggiungere i Pokémon dominanti la trovo interessante, nonostante il mio scetticismo iniziale. Una cosa che personalmente mi ricorda molto i boss finali di Mystery Dungeon, saga che adoro e che seguo dai primissimi titoli. Dunque, prima di sconfiggere il Kauna e proseguire nel giro, si dovranno superare molti ostacoli, che si distaccano dal classico puzzle della palestra che ho sempre odiato, ma sforano nelle più disparate attività. Insomma, qualcosa di nuovo ed interessante che possa portare quella ventata di novità che servirebbe davvero al brand Pokémon. Ok, era scontato, ma cazzo! Cazzo! Che figata pazzesca! Sarà che sono legato a questa introduzione dato che avevo teorizzato la presenza delle mosse Z per ogni tipo, ma wow! Stiamo parlando di qualcosa che rivoluzionerà tutto, quasi quanto la Mega Evoluzione. Potenzialmente potrò utilizzare una mossa di qualsiasi tipo su di un qualsiasi Pokémon che sia in grado di apprendere, anche solo una mossa stato per dire, dello stesso tipo della mossa Z.
Questo può voler dire che le sorti di una singola battaglia potrebbero essere totalmente rigirate da un singolo attacco strapotente, imprevedibile ed imperscrutabile. Il tutto studiato da Nintendo con la massima accuratezza. E non era facile. Pensate ad esempio se le mosse Z fossero state alla portata solamente di alcuni Pokémon. La cosa sarebbe stata insensata, dato che si basa su un legame tra allenatore e Pokémon, e ciò avrebbe comportato l'obbligo di legare solamente con alcuni Pokémon. Invece, assegnandone una per tipo, hanno realizzato qualcosa di stupendo e che regge pure da un punto di vista logistico, proprio come lo avevo pensato io tempo fa. Quindi un applauso veramente caloroso a Nintendo Game Freak per questa grande trovata. Bene ragazzi, la top di oggi termina qua, io spero che vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa idea di portare top, dato che non ne porto quasi mai sul canale, ma se vi piacciono potrei farne altre sempre riguardanti Sole e Luna, o magari semplicemente l'ambito Pokémon, o addirittura potrei spaziare sulle creepypasta dato che sono un tema centrale sul mio canale, fatemi sapere insomma. Per inciso, il motivo per cui sto portando più top in questo periodo è che ho da preparare i video, infatti quando vedrete questo video sarò in vacanza, ho da preparare un po' di video per non lasciarvi senza appunto contenuti e le top sono abbastanza veloci da fare, quindi ecco spiegato il motivo nel caso qualcuno se lo chiedesse. E niente, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video. Lasciate qui nei commenti la vostra personale top, passate dai social che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.